Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Asura's Wrath. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo Kanda. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'inizio della parte 4. Oggi invece, la chiave della vittoria. Chakravartin ha un potere inimmaginabile e fa cadere Asura e Yasha verso Gaea. La battaglia è ancora lontana dall'epilogo, il corpo di Asura è al suo limite e non è più capace di contenere la sua ira. Yasha cerca un modo di risvegliarlo. Andiamo a vedere. Capcom 2012. È incredibile che veramente siamo arrivati al massimo totale ormai, cioè Asura non ce la fa più. È quella la cosa incredibile. È incredibile che Yasha sia ancora in piedi dopo tutto questo, cioè le ha prese da Asura, le ha prese da Deus, le ha prese da Vlitra, eppure lui c'ha ancora forza, cioè mi piace che comunque la figlia abbia fatto di tutto per proteggere il padre, però Sir, power without a purpose is meaningless and worthless. A purpose that is firm can change the impossible. Infatti, to the possible. Infatti Asura tutte e due ha un fine e il potere. Yes, sir. Ha tutte e due le cose lui. A purpose that is firm. Che è quello di salvare la figlia. Ma se i Goma non ci sono più e anche gli addetti di Deus, chi sarà il nostro nemico ora? You are the only one. E anche Yasha al limite comunque. Ma a questo punto vale la pena salvarlo Yasha? Oh, ancora qualche goma esiste allora. Qualche rimasuglio probabilmente. They must have sniffed me out. Qualche rimasuglio di goma ancora esiste. Ok, ho proprio sperato che lui morisse il prima possibile. Dopo tutto quello che è successo, hanno ancora le forze di combattere sti due. Eh no, mi dispiace. Sarete anche in tanti, ma nulla che possiate fare. Ormai le ho viste veramente tutte. Voi in confronto non siete nulla. Mi dispiace per voi. Soprattutto quei cosini volanti. No, è andata. Ah no, ce l'ho ancora la furia. Cioè la furia, il triangolo volevo dire. Per fortuna lo sapevo che saresti arrivato. Allora, voglio agganciare quelli volanti prima. Ecco qua. Un po' di triangolo smash. Vieni, vieni, vieni. Non ne ho ancora abbastanza per voi. Non so da dove spuntare.
Posso anticipare le vostre mosse ormai. Dai, agganciamone un altro. Vieni, vieni. In realtà questo triangolo è stato molto sprecato. Potevo tenerli per altre occasioni, tanto ormai siamo alla furia. Cacchio me ne frega. Nonostante tutto, abbiamo ancora abbastanza potere. Sono io che sto sbagliando però i tempismi dei sincro. Forse perché ormai mi sto veramente godendo il tutto. Forse anche per quello. Cioè mi sto godendo più le scene che il combattimento, il che ti fa capire quanto una storia, se scritta bene, sia meglio di tutto il resto. Oh oh, mi sa che arriva quello grosso. Quale sarà dei grossi? Il tartarugone. Niente di che non abbiamo già visto. Io mi aspettavo un combattimento con la tartaruga e con la testa di cobra, quello sì. E anche le scimmie. Bene, arrivano anche i rinoceronti magari. What did we ever accomplish? Even after defeating Vlitra, the Goma still appear. Sì, esatto, il che non ha senso a sto punto. There is plenty of time to deal with the Goma. But first, I must do something about this fool. Sto coglione, mi devo pensare ora. Sì, beh, forse alla fin fine, come ho detto io, sono solo rimasugli di Vlitra. Una volta distrutti non è che si rigenereranno più, però ce ne sono ancora tanti in giro. Sai, è come quando finisci un gioco e ti dicono: hai completato il gioco, il nemico principale è stato sconfitto, però sono rimasti ancora i suoi cacchi di minion. Dovresti proprio fare qualcosa riguardo. Adesso un po' di cerchio smash per caricarmi l'L2 e soprattutto fare fuori sti stronzini. Prima penso a loro, poi penso a quello grosso. Anche perché ho già caricato l'L2, quindi veramente. Ecco fatto. Ora sono a posto con me stesso. Un po' di smash triangolo, visto che posso permetterlo. Ah, guarda, non so come ho fatto, ma ce l'ho fatta. Va bene così. Aspetta, eh no, e dai, non è durata niente. Ok, iniziamo a pensare un po' agli stronzetti volanti. Prima mi occupo di voi e poi del gran capo. Certo che sta tratta rugona ci mette un sacco ad andare giù, eh. C'ha un sacco di energia.
più di molti altri nemici che abbiamo visto finora. Mentre i cosini volanti in realtà ne hanno veramente poca. Il che a me va benissimo. Ripeto. Sì, ma non è possibile che riesce sempre a prendermi, Un po' di triangoli smash. Così mi ricarico la furia molto prima. Certo che è facile così, Mandare gli stronzini volanti a allontanarsi. E ora non ce n'è più nessuno, rimani solo tu. Non è vero. Ah no, pensavo ce ne fosse un altro, invece era la coda. Il punto è che non va quasi mai a terra sto coso, quindi non posso fare molto spesso l'attacco speciale triangolo, che è una stronzata. Però finalmente ho un L2 caricato. Aia, questo ha fatto male. Ah, guardalo lì, Asura, morto per terra. Dai, su. Una furia bella carica è quello che ci vuole. Dobbiamo sfruttare tutto il tempo in cui è a terra per poter fare il più danno possibile. Più possiamo sfruttare il danno, meglio è per me. Eh no, mi dispiace, questa volta ti ho visto. Oh, finalmente. Ma vedi, si rialza subito. Non hai proprio il tempo di fargliela quella mossa lì. Finalmente furia carica. Cerchiamo di spaccarlo. Amico nel bisogno. Anche Yasha è in tutto questo. Dove cacchio la trova tutta questa energia? Santo cielo. Veramente. Comunque la tartaruga ad ora è il goma che più abbiamo messo tempo per tirar giù. Non questo nello specifico, tutte le tartarughe. Forse proprio perché sono tartarughe che ci metti di più, hanno una difesa molto più alta. Comunque quell'energia lì verde, secondo me, sono i rimasugli di, del Bra Master, quindi in qualche modo, secondo me, Yasha gli dà quell'energia. Admit you are strong. Even August acknowledged your strength. E se l'ha fatto lui. But your body is unable to withstand the anger you carry inside. È troppo, effettivamente. Scusami. Ecco qua. Ormai mi perdo via i quick time in queste parti perché penso sia tutta storia invece. Che cos'è che rimane da fare? Ancora la musica da cowboy. Che poi ho capito che questa in realtà è la dem di Yasha, solo che è dun 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 dun, molto cowboy. Centro delle rovine della fortezza Karma. Lì magari c'è ancora dell'energia, forse. Vediamo cosa succede. Ah, era un nucleo, ok.
take this. It is the heart of the Karma Fortress that had accumulated 7 trillion souls worth of mantra. Wow. The mantra reactor. Wow. Forse è un po' troppo Yasha, eh? Pride, lust, greed, sloth, vanity, violence, melancholy, and wrath. Ah, tutti i centri del mantra. Beh, eravamo noi. These are the mantra that govern the world. Eravamo noi. Now that all the mantra has been used, it is powerless alone. But it is more than enough to serve as a vessel for your life. Wow. Mi piace il fatto che finalmente stanno facendo vedere che effettivamente siamo delle macchine. Wow, adesso siamo completi totali. No, Yasha, non t'ammazzare, per favore. No. Ti prego. No, se non puoi morire adesso, Yasha, dopo tutto quello che è successo. Dopo che ti abbiamo imparato comunque ad amare. Dai. Do not be mistaken. I am not saving you. Duh. You must face even greater hell than this. No! E mi son perso perché stavo guardando la scena. Quindi nel momento in cui tutti muoiono, tutti i costrutti di questo caso, il mantra ritornerebbe completo. Get up, Asura. It's time. Wow, però mi sta piacendo veramente. Veramente è bellissimo tutta sta scena. Mi dispiace aver mancato il sincro, ma ero talmente preso dalla scena in sé che veramente non ci ho proprio dato occhio che sarebbe dovuto accadere qualcosa con un tasto. Ero talmente preso. Secondo me ho preso B nei sincro, eh. Wow. Ah, però ho preso B nel voto totale. Cazzo. Ma scusami, vorrei un attimo discutere di questa cosa. I tempi in questo caso mi sembra un po' assurdo che con le difese che c'hanno i nemici fino adesso, e ne abbiamo fatti due di questo DLC, con le difese che c'hanno, mi sembra assurdo che il tempo mi diano il voto basso se veramente ci vuole tanto per fargli tanto danno. Cioè, soprattutto alla prima botta, alla prima volta che lo fai, mi sembra un po' assurdo. I sincro, vabbè, sono facili nel momento in cui sai che devi premere qualcosa, lo fai. Tipo in questo caso, non mi sono proprio accorto che dovevo schiacciare triangolo. Ma la tartarugona non la puoi fare più veloce di così. Non la puoi fare, come neanche quell'altro, cioè, ovvio che lo puoi fare, ma non alla prima botta, di sicuro. Boh, vabbè, cercherò di migliorare anche nei prossimi scontri. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per trovarmi sul sito Viola. Noi ci vediamo al prossimo Kanda. Ciao a tutti!